Ciao a tutti. Mi è stato chiesto di spiegare un po' meglio come si può fare per individuare la propria missione nella vita e alcuni hanno desiderio che la cosa sia assolutamente gratuita. Quindi, a seconda della vostra voglia e disponibilità a darvi da fare, vi suggerisco ora due metodi gratuiti e un metodo a pagamento, però con un, diciamo, un costo decisamente favorevole. Allora, per cercare la vostra missione, almeno delle indicazioni sommarie della vostra missione, è necessario avere predisposto il vostro tema natale con l'astrologia. E vi consiglio, per chi non lo conosce, chi non ce l'ha, di andare su Google. Faccio tutto con voi per farvi vedere. Scrivete astro.com. Questo è il sito migliore di astrologia. A me purtroppo si apre in tedesco, adesso lo metto in italiano. Ecco, poi da oroscopi gratuiti scegliete tema natale e ascendente e chiede per utenti ospiti, non c'è bisogno di registrarsi, se volete vi registrate, io vi faccio proprio vedere senza neanche registrarvi. Procedete alla pagina di inserimento dati, accettate, accettate e poi scrivete il vostro nome. Io lo faccio per me, Viviana. Qui potete scrivere il vostro cognome, ma non è obbligatorio. Donna, è necessario scegliere il sesso o evento. 27 settembre 1962 alle 9, così sapete anche il mio tema natale in Italia e la città dove fallo. Poi, quando avete fatto questo, avete fatto tutto. Vi compare questo grafico che potete stampare. Quello che vi chiedo di visualizzare, lo ingrandiamo un pochino, visualizza, ingrandisci, ecco, è di cercare questo simbolino qui, lo vedete, il simbolino del nodo è questo, che trovate anche nella tabella accanto, chiamato nodo nord, nodo vero. E dice 7 del leone, quindi vi segnate il segno zodiacale leone e vi segnate la casa. Per vedere la casa dovete andare al centro qui e vedete questi numeri che sono i numeri delle case. Partono da 1, poi 2, 3 fino a 12. Questo spicchio del mio tema natale corrisponde al numero 9, quindi nel mio caso è segno del leone, casa numero 9. Fine dell'analisi fatta con astro.com. A questo punto tornate su Google e scrivete Fedros, perché c'è la spiegazione, nodi lunari, esercizi, qualcosa così. Nodi lunari, esercizi. E questo viene subito fuori, nodo lunare nelle case e nei segni zodiacali. Questo è un articolo di cui vi metterò anche il link ovviamente sotto il video, in cui viene spiegato come si interpreta in maniera molto sommaria, ovviamente. La prima cosa che faccio è vado a vedere la nona casa. La nona casa, vedete nell'esercizio 1 qui ci ho spiegato, quindi cercate un attimo di leggere, io adesso non posso leggere tutto. Mi dice che la direzione della mia vita è cultura, non a casa, studi superiori, filosofia di vita, viaggi, specie in luoghi lontani, ricerca intellettuale, interiore e spirituale. Quindi questa è la missione di Viviana, intesa come settore della vita. Poi abbiamo visto che c'è il segno del leone. Il segno del leone, vado nell'esercizio 2 e mi vado a leggere. Vedete, qui parte dall'ariete, vado a leggermi il segno in cui si trova il mio nodo. Quindi vado a leggere Leone o quinta casa e qui mi leggo tutte le caratteristiche da sviluppare e le caratteristiche da abbandonare. Cioè spiega molto sommariamente, ovviamente, però è già una bella infarinatura su cui lavorare, riflettere, approfondire cosa consiste la nostra missione nella vita. Oltre a questo, posso andare anche a vedere l'equivalente della nona casa che ho trovato sopra come descrizione solo a livello di luogo,
e vado a leggermi il Sagittario che è collegato anche alla nona casa. Vedete che dice Sagittario o nona casa. Quindi vado a leggermi anche il segno corrispondente alla casa dove va il mio nodo e metto insieme tutte queste informazioni e cerco in qualche modo di adattarle a quello che è il mio vissuto. Ora, questo ovviamente richiede, è il passaggio più lungo per scoprire la vostra missione nella vita. Se volete, potete scriverci, e vi trovo adesso il link, potete iscrivervi alla newsletter di Fedros, facciamo in un altro articolo, ci sono tanti articoli sui nodi lunari, tra l'altro, e per esempio questo è un articolo che spiega un'introduzione generale alla missione della vita che sicuramente vi farà bene leggere. E quando andate qui in fondo c'è scritto iscriviti alla mailing list di Fedros per sapere dove si trovano i tuoi nodi lunari, segni e case. Scrivete qui la vostra email, il nome, il cognome. È importante che scriviate giorno, mese, anno di nascita e anche l'ora di nascita e la città, perché altrimenti non possiamo fare il calcolo, perché in pratica vi facciamo noi il tema natale. Fate invia. E qui magari scrivete, sì, c'è scritto nodi lunari e karma, quindi oppure potete anche cambiare, vorrei la missione nella vita, è lo stesso, potete anche lasciare nodi lunari e karma e potete scrivere la missione nella vita. Io ora non l'ho compilato, dopodiché fate invia qui, ci arriva e ve lo calcoliamo completamente noi. Quindi due possibilità, o vi calcolate tutto voi e poi andate in questo articolo qui che si chiama Nodo lunare nelle case, nei segni zodiacali, esercizi, lo cercate su Google, vi lascio comunque il link sotto, oppure direttamente andate in un qualsiasi articolo del nostro blog, perché vedete qui accanto c'è proprio una voce missione nella vita nel blog, se voi andate sul blog di Feders, cliccate qui e vengono fuori tutti gli articoli che parlano di questo. Quindi il primo è questo, il nodo lunare e karma, poi c'è come capire la missione, nodi lunari e missione nella vita, e questo è quello degli esercizi dove c'è la possibilità di essere aiutati nell'interpretazione. Quindi questi sono i due modi fondamentali per farlo da soli. Chiaramente c'è la possibilità di farlo con me e ho la possibilità di offrire adesso un servizio a soli 30 euro. Quindi se scrivete missione nella vita Viviana Fedros, per esempio, nella vita e non nella voita, dovrebbe apparirvi proprio questo, il primo, la missione nella vita con Viviana Bertoglio. Qui invece è a pagamento, costa 30 euro e questo è invece un dialogo molto lungo che possiamo avere, dove ci sono anche degli esempi. Qui ho messo l'esempio di Angela, quindi vi potete anche vedere un video che vi fa capire più o meno di che cosa si tratta. Poi dura circa da 20 a 30 minuti, io dico 20 minuti, ma non sono fiscale. Però in questo incontro chiariamo veramente per voi molto bene, potete ovviamente anche fare domande, quindi chiaramente essendo un servizio a pagamento si ha un pochino di più. Bene, io spero di avere chiarito un po' di dubbi e spero di vedervi presto iscritti, interessati a comprendere di più la vostra missione. Ci sono tante possibilità, andate a leggere su Fedros tutto ciò che riguarda la missione nella vita perché è veramente molto interessante scoprirla per sé e poi capire come perseguirla. Vi auguro buona vita, ciao!